È stata approvata a maggioranza dall'Aula del Consiglio regionale la proposta di deliberazione del bilancio d'esercizio 2022 di Fondazione Sistema Toscana, con 18 voti favorevoli di PD Italia Viva, 11 voti contrari di Lega Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle. A illustrarlo in Aula la Presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi, che ha parlato di un atto che arriva in ottime condizioni, col parere positivo di tutti gli organi di controllo. L'esercizio 2022 si è chiuso registrando un utile pari a 200.676 euro, in crescita del 25,95. 5% rispetto al consuntivo 2021. Tale risultato è dovuto principalmente alla crescita di circa 241.000 euro del valore della produzione a fronte di un incremento dei costi della produzione di circa 43.000 euro. Il Consiglio di Amministrazione ha proposto di destinare l'utile dell'esercizio ad accantonamento per la copertura del piano di riequilibrio. Abbiamo approvato oggi il bilancio di esercizio 2022. È un bilancio che non ha rilievi particolari dai revisori, ha avuto alcune raccomandazioni ma dagli uffici del settore programmazione sono osservazioni e raccomandazioni in parte di maniera che invitano a rispettare il parametro dell'assunzione di nuove risorse del personale, ma quest'anno la Fondazione forse per la prima volta addirittura non ha sforato il limite di autorizzazione che la Giunta gli aveva concesso. Con riguardo alle risorse umane e non lo ha fatto benché il valore della produzione sia aumentato del 2%, quindi un aumento contenuto dei costi inferiore al valore della produzione, tant'è vero che il bilancio è inutile. Quindi abbiamo approvato a maggioranza. Eh, le opposizioni rilevano al solito una sovrapposizione con i compiti di sviluppo Toscana, ma è bene ricordare che è solo una parte eh, delle cose che Fondazione Sistema Toscana fa ad andare in, più che in sovrapposizione in convergenza. In sinergia con l'operato di, eh, di, di Sviluppo Toscana. In realtà, Fondazione Sistema Toscana ha un'operatività ad amplissimo raggio su tutti i settori della eh, cultura, della diffusione, soprattutto la Phil Commission, tutto il lavoro sul digitale con l'Internet Fest e solo in parte appunto di promozione. Ehm, della, de, di valorizzazione dell'identità toscana, eh, competenza che va diciamo, incontro alle competenze di promozione del marchio toscana più tipiche di sviluppo toscano. Sono 42 progetti regionali gestiti da Fondazione Sistema Toscana e 4 quelli che riguardano il Consiglio regionale della Toscana. I ricavi commerciali sono in aumento grazie principalmente all'attività cinematografica. Voto contrario è stato espresso dal Movimento 5 Stelle. Dal punto di vista tecnico e del bilancio naturalmente è tutto in regola nei confronti di quella che è l'attività e le spese e finanziamento di questo soggetto pubblico che da anni lavora per lo sviluppo, la promozione del turismo, ma di cui ancora oggi non c'è ci vengono dati con esattezza quelli che sono i parametri, gli indicatori che ci dicono se veramente i soldi investiti all'interno di questo contenitore importante della regione sono soldi che, vanno all che raggiungono l'obiettivo. La domanda famosa, se non ci fosse questo ente della regione toscana, il turismo in Toscana sarebbe il medesimo, sì o no? Si svilupperebbe nel medesimo modo o no? Non ci sono indicatori che ci permettano di rispondere a questa domanda e ci dispiace perché l'impegno degli operatori, di tutti coloro che lavorano, è grande, il turismo è un metacomparto profondamente intriso di peculiarità che sono della regione toscana ed è importante che il turismo sia portato avanti bene nel rispetto del territorio. Questo ente può aiutarci a farlo, ma noi non abbiamo neanche i misuratori per capire se possiamo aiutarlo a fare di meglio o meno e questo è l'unico motivo fondamentalmente del voto contrario al bilancio. La consigliera Luciana Bartolini della Lega ha invece ribadito come Fondazione Sistema Toscana abbia finalità generale di valorizzare e promuovere l'identità toscana. Il Revisore Unica ha espresso parere favorevole al bilancio, ma si chiede una più accurata programmazione degli interventi in sede di adozione dei bilanci per le questioni legate al costo del personale. Noi della Lega continuiamo a evidenziare che Fondazione Sistema Toscana e Sviluppo Toscana svolgono attività analoghe e pensiamo che una sia di troppo, visto che ricevono copiosi contributi pubblici, ha detto Bartolini. Fondazione Sistema Toscana è una società in-house della Regione, che è, tra le sue finalità ha quella di. Eh promuovere la digitalizzazione e diciamo, l'offerta turistico-culturale della Toscana. Oltre a questo fa anche altre cose, tra cui eh, l'audiovisivo, promuovere l'audiovisivo, i film, diciamo che promuove il marchio Toscana. Il revisore unico non ha trovato grandi problematiche nel bilancio, però ha fatto delle raccomandazioni più che altro per quanto riguarda la questione del costo del personale. Noi della Lega abbiamo sempre eh, sostenuto che il marchio Toscana, oltre ad essere promosso da Fondazione Sistema Toscana, è anche una caratteristica di sviluppo toscana, quindi secondo noi uno dei due è di troppo perché tutti e due diciamo, che vanno avanti con i soldi pubblici e bisognerebbe trovare un modo di, eh, non lo so, in che modo, comunque rifletterci sopra per vedere di spendere meno e lavorare meglio. Per questo il nostro voto è stato contrario. È partita da Prato la prima campagna di ascolto e informazione del Corecom, il Comitato Toscano per le Comunicazioni, organizzata in collaborazione con l'Unione Provincia Italiane. La sala consiliare della provincia di Prato ha ospitato Corecom Tour, l'iniziativa rivolta in prima battuta ai cittadini, utenti finali dei servizi di telecomunicazione, ma anche ad operatori del settore, media, scuole, associazioni, imprese e istituzioni, con lo scopo di diffondere un uso consapevole delle nuove tecnologie. Parte questo primo Corecom Tour che facciamo un po' in giro in tutta la Toscana, Partiamo oggi da Prato, ma poi continueremo a Pistoia, Lucca e in tutte le città capoluogo della Toscana. Ci sembrava importante e necessario fare questa campagna di informazione, ma anche di ascolto, andando in giro a illustrando le funzioni del Corecom, che è l'organo di consulenza e di garanzia della regione toscana nella comunicazione, dando informazioni sulle varie funzioni, sia per quanto riguarda in generale la vigilanza, e la gestione eh, sovraintendere a quelle che sono le, le programmazioni televisive e radiofoniche in Toscana, ma in generale anche mettere al corrente di tutte le funzioni. Penso per esempio a tutta l'attività importante che facciamo sul patentino digitale, che è quella informazione e formazione che viene fatta ai ragazzi delle prime medie della Toscana in modo da renderli consapevoli di un uso sicuro di, di Internet e dei social. Penso a tutto il tema anche che riguarda le, le gestioni delle controversie telefoniche tra i cittadini, le compagnie telefoniche, le tv a pagamento e internet, in modo che in questo senso il Coreco svolge una funzione di conciliazione gratuita, un servizio gratuito, in un tema molto sentito e che è vissuto quotidianamente dai cittadini. Una campagna che mette in campo strumenti utili per contrastare problematiche quotidiane, dalle bollette anomale alla mancanza di segnale radiotelevisivo e connessione Internet. Il Corecom dal 2004 ad oggi ha gestito 100.000 richieste di conciliazione, registrando l'83% di soluzioni in sede di udienza di conciliazione. È un'istituzione molto importante, è una garanzia per tutti i cittadini e conoscerne poi i meccanismi. Oltre ai progetti e quindi un'attività che ha subito anche un grande impulso negli ultimi anni è importante. Soprattutto per quanto riguarda le controversie. Per Esempio in materia di telecomunicazioni, ma anche progetti rivolti ai giovani, quindi tutto quel mondo che è la comunicazione, che è sicuramente un mondo delicato, che dovrebbe essere messo a disposizione di tutti, di tutti i cittadini. Qualsiasi iniziativa come questa che ne promuovono l'informazione e anche l'accessibilità da, per da parte delle persone è benvenuta, perché eh, sicuramente è un modo in più per far capire che questo organismo è a servizio delle persone e quindi la Regione Toscana ha pensato. A un qualcosa che potesse avvicinare i cittadini e sentirsi meno soli, soprattutto in tema di comunicazioni. Il Corecom della Toscana non è nuova ad iniziative del genere, avendo sperimentato e portato avanti con successo progetti come il patentino digitale, rivolto agli studenti delle classi prime e delle scuole secondarie di primo grado, con il coinvolgimento anche delle famiglie e agli insegnanti di tutte le scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di migliorare l'alfabetizzazione, le competenze e l'inclusione nel mondo digitale. Un tour importante, noi siamo ovviamente felici del fatto che parta proprio da Prato e che veda la nostra provincia la prima coinvolta in questo progetto di conoscenza e di illustrazione delle numerose competenze e attività che il Corecom Toscana effetto e porta avanti per i cittadini e diciamo, per tutti coloro che sono coinvolti nel mondo della comunicazione. È un organo questo importante, devo dire, insomma, assolve veramente a delle funzioni strategiche anche riguardo alla vita e alla quotidianità delle persone. Penso ad esempio a due tra, tra i numerosi compiti che assolve, innanzitutto quello delle controversie riguardanti ovviamente internet, gli operatori telefonici o ancora i contratti con le pay TV, che è, secondo me è un servizio fondamentale, completamente gratuito, a servizio del cittadino che può aiutare diciamo, le singole persone nelle difficoltà che hanno con i singoli operatori e di risolvere i propri problemi. Io anche i dati che sono stati illustrati li ritengo davvero straordinari, l'83% di queste controversie trovano una soluzione positiva e quindi tutto questo insomma, mi porta a cercare ovviamente di far conoscere sempre di più quello che è l'attività e la funzione del Corecom. Accanto a questo un tema che mi sta particolarmente a cuore è quello di quanto sia importante trasmettere e far conoscere soprattutto ai più giovani i buoni comportamenti, le buone pratiche da, eh, de, de, riguardanti il mondo digitale, soprattutto il mondo dei social e questa è un'attività che Corecom porta avanti con le scuole, con il patentino digitale, che aiuta e penso che questo sia fondamentale, avere corretti comportamenti, rispetto e quella deve essere la modalità giusta di rapportarsi con i mezzi tecnologici. del Pegasus a Simone Velasco. In sala Gonfalone a Palazzo del Pegaso si è svolta la cerimonia di conferimento delle ali del Pegaso al campione italiano di ciclismo, l'Elbano Simone Velasco. Velasco, 27 anni, è nato a Bologna e corre per l'Astana. Ha vinto a Comano Terme la prova in linea del campionato italiano dei professionisti. Papà Gabriele dell'Isola d'Elbe aveva una scuola di vela, ma Melisa è emiliana. È un grande orgoglio è il motivo per il quale il Consiglio regionale consegna la massima onorificenza alle ali del Pegaso, che è il senso di un giovane che vola. È volato a vincere un campionato italiano, e indossare una maglia tricolore che nel ciclismo ha un valore importante perché se la porterà con sé per un anno in tutte le competizioni professionistiche, porta in giro il nome dell'Italia nel mondo, ma porta in giro la nostra isola, l'Elba che poi di fatto è un'isola che rappresenta la Toscana e questo per noi è un motivo di soddisfazione, questo è un riconoscimento che per quanto mi riguarda è anche un motivo di grande soddisfazione non soltanto per aver praticato ciclismo a livello agonistico, per essere un amante di questo sport, ma un grande riconoscimento a un giovane che ha davanti a sé una grande strada un grande futuro e soprattutto anche un momento delicato per lui dopo l'ultima caduta, quindi anche l'occasione per confortarlo rispetto a una conclusione della stagione che comunque rimarrà nella storia della Toscana e del ciclismo a livello nazionale. Simone Velasco è un orgoglio toscano e rappresenta nel modo migliore la grande tradizione del ciclismo toscano, ha detto Marco Landi, portavoce dell'opposizione. Simone Velasco è un orgoglio prima di tutto toscano che rappresenta la grande tradizione del ciclismo eh, toscano e in questo caso anche elbano essendo lui dell'isola d'Elba, campione d'Italia. Eh, ci rappresenta anche nella tipologia dello sport perché il ciclismo è uno sport dove la passione eh, di questo ragazzo l'ha portato, portato a un traguardo così importante, oggi è uno dei campioni eh, a livello italiano che si sta affermando e su cui possiamo puntare. Eh, questo è motivo sì, di grande orgoglio, ma anche per uno sport che vede tanti ragazzi impegnati, tanti ragazzi che fanno gavetta come l'ha fatta Simone Velasco e che oggi lo vedono veramente a livello nazionale e anche internazionale tra coloro che possono darci anche eh, tante soddisfazioni in futuro e quindi gli auguriamo eh, veramente un percorso eh, sempre più... Eh, sempre più importante. Un onore avere questo riconoscimento da parte della Regione Toscana, ha detto Simone Velasco. Sì, devo ringraziare tutti per questo bellissimo riconoscimento. Per me è un onore. Quest'anno è stata un'annata quasi magica e abbiamo raggiunto grandi risultati. Tra cui la maglia tricolore che è un motivo di, di, di grande orgoglio per, per noi. E dai. Siamo, siamo fiduciosi di, di poter continuare su questa strada. Indossare la maglia tricolore lungo tutte le strade del mondo è sempre un brivido che corre lungo la schiena. Quest'anno ho vestito più volte la, la maglia azzurra, prima ai mondiali su strada di Glasgow, e dove abbiamo fatto un'ottima prestazione con, con un altro toscano doc, Alberto Bettiol. Purtroppo non abbiamo sentito il risultato pieno, ma comunque è stata... Una, una grande prova, prova di squadra e poi ultimamente ho preso parte anche al, al Mondiale Gravel in, in Veneto. e È una bella soddisfazione dopo, dopo il Giro di Lombardia prendere parte ad una competizione comunque prestigiosa di essere competitivi. Sono giunto settimo alla fine prima degli italiani, quindi dai, magari in un futuro guarderemo anche con un occhio più di riguardo questa nuova disciplina e cercheremo di fare buone cose che là. Il sogno sarebbe prendere parte al Tour de France, quest'anno parte proprio qua da, da Firenze e sarebbe un, una, grande, una grande cosa riuscire a partire. Ora abbiamo anche una maglia tricolore sulle spalle, quindi anche il giro è molto importante, quindi cercheremo di, di stilare un programma adeguato e poi magari proveremo a fare entrambi. A me piacerebbe fare entrambi, ora con la squadra ci troviamo nel fine settimana per, per buttare giù un piano e comunque sono fiducioso di di poter essere presente ad entrambi.